Ciao miei piccoli amici, oggi noi leggiamo una fiaba che si chiama I tre orsi. Una volta una bambina uscì di casa e andò nel bosco. Quando fu nel bosco si perse e cominciò a cercare la strada di casa, ma non lo trovò e capitò vicino ad una casetta. La porta era socchiusa. La bambina sbriciò dalla porta, vide che nella casetta non c'era nessuno ed entrò. In quella casetta vivevano tre orsi. Uno degli orsi era il padre e si chiamava Mikhail Ivanovich. Era grosso e irsuto. Poi c'era l'orsa, era un po' più piccola e si chiamava Nastasia Petrovna. Il terzo era un orsacchiotto e si chiamava Mishutka. Gli orsi non erano in casa perché erano usciti a passeggiare nel bosco. Nella casetta c'erano due camere. Quella da pranzo e quella per dormire. La bambina entrò nella camera da pranzo e vide sul tavolo le tre scodelle piene di zuppa. La prima scodella, che era molto grossa, era di Mikhail Ivanovich. La seconda scodella, un po' più piccola, era di Nastasia Petrovna. La terza, che era la più piccola, era quella di Mishutka. Vicino ad ogni scodella c'era il suo cucchiaio, grande, medio e piccolo. La bambina prese il cucchiaio più grosso e mangiò un po' nella scodella più grossa. Poi prese il cucchiaio medio e mangiò un po' nella scodella medio. Infine prese il cucchiaio piccolo e mangiò nella scodella più piccola e la zuppa di Mishutka le sembrò la più buona di tutte. Alla bambina venne voglia di sedersi e vide vicino al tavolo tre sedie. Una grande di Mikhail Ivanovich, una un po' più piccola di Nastasia Petrovna e la terza piccina con sopra un cuscino azzurro che era di Mishutka. La bambina si arrampicò sulla sedia grande e ruzzolò. Allora si sedette sulla sedia media, ma ci stava scomoda, così si sedette su quella piccola e scoprì che ci stava proprio bene. Si mise la scodella più piccola sulla ginocchia e cominciò a mangiare. Mangiò tutta la zuppa e poi cominciò a dondolarsi sulla sedia. La seggiola si ruppe e la bambina cadde sul pavimento. Si rialzò, risollevò la sedia e passò nell'altra stanza. Lì c'erano tre letti, uno grande di Mikhail Ivanovich, un altro medio di Nastasia Petrovna e il terzo piccolo piccolo di Mishutka. La bambina si coricò sul letto grande, ma era troppo largo. Si coricò su quello medio, ma era troppo alto. Poi si coricò sul piccolo e il letto le sembrava fatto apposata per lei, così si addormentò. Gli orsi tornarono a casa affamati e volevano pranzare. L'orso prese la sua scodella, la guardò e ruggì con il suo vocione. «Chi ha mangiato nella mia scodella?» Nastasia Petrovna guardò nella sua scodella e gridò. «Chi ha mangiato nella mia scodella?» Mishutka vide la sua scodella vuota e mugolò con la sua vocetta. «Chi ha mangiato nella mia scodella e si è mangiato tutto?» Mikhail Ivanovich guardò la sua sedia e gridò con il suo vocione. «Chi si è seduto sulla mia sedia e l'ha messa fuori posto?» Nastasia Petrovna guardò la sua sedia e gridò. «Chi si è seduto sulla mia sedia e l'ha messa fuori posto?» Mishutka guardò la sua seggiola rotta e piagnucolò. «Chi è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta?» Gli orsi andarono nell'altra stanza. «Chi si è coricato sul mio letto e l'ha disfatto?» ruggì Mikhail Ivanovich con il suo vocione. «Chi si è coricato sul mio letto e l'ha disfatto?» gridò Nastasia Petrovna. Mishutka prese uno scabello, si arrampicò sul suo letto e mugolò con la sua vocetta. «Chi si è coricato sul mio letto?» Ad un tratto vide la bambina e si mise a strillare. «Eccola! Prendila! Prendila! Eccola! Eccola! Ai! Prendila!» Mishutka cercava di morderla,
La bambina aprì gli occhi, vide gli orsi e si gettò verso la finestra. La finestra era aperta. La bambina uscì dalla finestra e scappò. E gli orsi rimasero con un palmo di naso.